Ferruccio Busoni, la sua arte nel suo tempo, a cura di Andrea Bambace e Sergio Sablic. Prima trasmissione. Le note che stiamo ascoltando, molti le avranno sicuramente riconosciute. Sono quelle che Franz Liszt trasse da una pagina del grande collega violinista Niccolò Paganini e che trasferì sulla tastiera in un celeberrimo studio intitolato La Campanella. Chissà di musica, in questo momento potrebbe anche esserne un po' sconcertato, perché l'esecuzione che sta ascoltando può sembrargli sgrammaticata e comunque assai diversa dal comune. Diremo subito allora che il disco che ci farà da sigla oggi e anche nelle prossime trasmissioni è stato inciso ben 73 anni fa, agli albori della storia del disco, nel 1905, da Ferruccio Busoni in persona. Ferruccio Busoni, a Bolzano, è un nome che ricorre spessissimo, a proposito e anche a sproposito, nei discorsi della gente, perché il Busoni è un concorso che da 30 anni si svolge nel capoluogo altoatesino e che ormai da tempo è considerato come uno dei migliori del suo genere a livello mondiale. Proprio perché nel prossimo finale d'agosto avrà luogo a Bolzano la 30ª edizione di questa rinomatissima competizione pianistica, il che rappresenta sicuramente un vanto per la nostra città, ma anche, crediamo, rappresenta una specie di primato e una piena conferma di una formula che, come vedremo, ha fatto scuola in tutto il mondo, proprio per queste ragioni, dicevo, si è pensato di parlare di questo grandissimo musicista a cui la manifestazione internazionale si ispira e di vedere le ragioni per cui questo è avvenuto e, infine, di approfittare del trentennale della fondazione del concorso Busoni per descrivere la poliedrica figura di quello che fu uno dei musicisti più completi che la storia della musica, almeno quella del primo Novecento, abbia espresso. Perché dunque a Bolzano un simile concorso intitolato a Ferruccio Busoni, che era toscano di nascita ma di origine austro-ungarica, dato che la madre, Anna Weiss, era triestina? Non basterebbe certo il fatto che proprio nella città altoatesina, appena tredicenne, cioè nel 1879, il piccolo Ferruccio Busoni si fosse esibito in un applaudutissimo concerto, comprendente fra l'altro la sonata in do maggiore opera 53 di Ludwig van Beethoven, e che i primi passi concertistici del bambino prodigio Busoni fossero stati ascoltati e apprezzati sempre in quell'epoca a Trento, Rovereto, Arco e Levico, oltre che a Bolzano, come abbiamo detto. Il legame con questi primi preziosi concerti, durante i quali si cominciava ad affermare la fama del grande pianista, sarebbe dunque troppo labile. La risposta ci viene data proprio dal fondatore del concorso Busoni, Cesare Nordio, che all'epoca dell'ideazione della manifestazione era il direttore del Conservatorio di Musica Monteverdi di Bolzano e che del concorso divenne il primo direttore artistico. Cesare Nordio, in un opuscolo pubblicato nel 1958 per il 10° anniversario del Busoni, intitolato La piccola storia di un grande concorso, scrisse: nel gennaio 1949, da soli 10 mesi a Bolzano, chiamato dal Ministero a dirigere il Conservatorio Monteverdi dopo essere stato per quasi un ventennio a capo di quello bolognese, meditando melanconicamente sul fatto che nessuno al mondo si preparava a ricordare e a onorare Ferruccio Busoni nel 25° anniversario della sua scomparsa, fissai sempre più la mia mente verso la realizzazione di un ardito progetto: promuovere a Bolzano un grande concorso pianistico internazionale intestato al suo nome. Pensavo anche che il capoluogo dell'Alto Adige, ideale ponte fra le due maggiori civiltà musicali, si prestava idealmente a divenire sede di una manifestazione destinata a rendere omaggio alla memoria di un insigne artista italiano che nell'ambito del mondo culturale tedesco aveva svolto gran parte della sua molteplice attività di compositore, di interprete, di polemista. Questo concetto, espresso da Cesare Nordio, ci sembra assai importante e sarà spesso nel corso di queste trasmissioni la chiave di lettura di alcuni aspetti e di alcuni atteggiamenti dello stesso musicista toscano. La tesi originale, certamente ancora attuale, di una grande manifestazione musicale realizzata a Bolzano sulla scorta di una valutazione internazionalista, almeno sul piano artistico, della città altoatesina,
la troviamo confermata in una intervista realizzata nel 1951 ma pubblicata nel 1966 dal quotidiano Il Gazzettino con la vedova di Busoni, Gerda Sjöstrand, a quel tempo ottantenne, quasi cieca, ma dotata di un'invidiabile memoria e di un intatto interesse per tutto quello che riguardava il grande marito, scomparso 26 anni prima, nel 1924. All'intervistatore, l'anziana Gerda, chiese notizie dell'andamento del concorso bolzanino e con particolare curiosità volle sapere perché si era scelta proprio la città di Bolzano. Quando le fu risposto che essa, nella sua qualità di ambiente bilingue, era il punto d'incontro più indicato per gettare un ponte musicale fra italiani e tedeschi, Gerda Busoni si rallegrò molto e dichiarò che ciò corrispondeva in pieno a quello che era stato il sogno di tutta la vita di suo marito, un sogno che gli aveva procurato però tante amarezze. Ne vedremo insieme il perché nel corso delle prossime trasmissioni. Per oggi ci occupiamo particolarmente del concorso pianistico Ferruccio Busoni. Non tutti sanno che esso nacque nel 49, destinato ad esaurirsi nell'arco di un'unica edizione, realizzata per onorare la figura di Busoni in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa, avvenuta come abbiamo detto nel 1924. Perché la manifestazione musicale non si fermò è presto spiegato. Per 3 anni consecutivi le commissioni giudicatrici non trovarono fra i partecipanti giunti da parecchi paesi del mondo nessun pianista ritenuto degno di fregiarsi del nome di Busoni, nello spirito al quale si era ispirato il regolamento del concorso, il cui scopo concreto era quello di trovare un personaggio tale da giustificare su scala internazionale la vincita di un premio di quel calibro. A proposito del premio, esso consisteva in una grossa cifra in denaro, 500.000 lire del 1949, e, novità per un concorso musicale, una serie di scritture offerte da alcuni fra le più importanti società musicali italiane, ad esempio la Scala, l'Accademia di Santa Cecilia, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e altri che garantivano al fortunato pianista prescelto un lancio di primissimo ordine nel più bel mondo concertistico. Solo nel 1952, nella sala del Conservatorio Monteverdi, che ospitava già allora tutte le fasi del concorso, ci fu la sospirata fumata bianca, che indicò vincitore il giovanissimo pianista romano Sergio Perticaroli. Nel corso delle 3 edizioni che c'erano volute per giungere all'assegnazione del premio, il concorso, intanto, aveva acquistato una risonanza a livello internazionale tale da superare largamente tutte le intenzioni degli organizzatori e da indurli a continuare sulla strada segnata. Giurie prestigiose furono chiamate ad avvicendarsi al tavolo verde tanto temuto dai giovani pianisti che accorrevano da tutto il mondo per fare valere a Bolzano le loro doti musicali. Delle commissioni giudicatrici hanno fatto parte, fra l'altro, nomi di primissimo piano, come Carlo Zecchi, Antonino Votto, Nikita Magalov, Arturo Benedetti Michelangeli, che in quell'epoca era insegnante di pianoforte al Monteverdi e che appassionatamente aveva appoggiato l'iniziativa del Busoni fin dal suo nascere, offrendo addirittura un'ingente somma di denaro da destinare come secondo premio. E poi ancora Castelnuovo Tedesco, Giorgio Federico Ghedini, Carlo Maria Giulini, Goffredo Petrassi, Vladimir Vogel, Carlo Vidusso, Tito Aprea e qualcuno che sicuramente avremo dimenticato, e più recentemente anche Alberto Mozzati, Sergio Perticaroli, Bruno Canino, Gino Gorini, Renzo Silvestri, Maria Tipo, impegnati tutti annualmente per una decina di giorni ad ascoltare centinaia di brani pianistici per poter assolvere al difficile compito di trovare fra i concorrenti il personaggio di tale spicco da poter essere associato idealmente ma anche concretamente, in senso pianistico, alla figura dell'illustre pianista Ferruccio Busoni. L'albo d'oro della manifestazione è uno dei più avari quantitativamente parlando. È noto che nelle 29 edizioni che si sono tenute fino a oggi il premio è stato assegnato con il contagocce, appena 13 volte. Fra i premiati col massimo riconoscimento troviamo nomi di pianisti che oggi figurano correntemente nei più aggiornati e qualificati cartelloni concertistici. Basterà citare il nome di Marta Argerich, Joerg Demus, Michael Ponti, Sergio Perticaroli, Gary Holson e più recentemente Robert Benz e Roberto Cappello, giovani artisti per i quali il lancio offerto dalla competizione musicale di Bolzano è stato determinante. Abbiamo scelto oggi come primo inserto musicale legato alla storia del concorso Busoni un brano tratto da un concerto premio tenuto a Bolzano con l'orchestra Haydn. Si tratta del pianista tedesco Robert Benz, premio Busoni 1974, che esegue il primo tempo allegro moderato dal concerto numero 1 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra di Franz Liszt. Thank you.
Abbiamo ascoltato un breve stralcio da un'incisione realizzata da un premio Busoni, il premio Busoni 1974, Robert Benz. Però direi che non ci si deve fermare ai pochissimi fortunati a cui nel corso di questi 30 anni è stato conferito il primo premio. Nei concorsi, si sa, non sempre tutti possono emergere nella stessa misura. E così oggi, guardando indietro, dobbiamo riconoscere che alcuni secondi, terzi o addirittura quarti classificati hanno poi rivelato una natura musicale e hanno espresso un'attività in campo concertistico maggiore di quello di alcuni primi premiati. Ne sono un chiaro esempio i pianisti Alfred Brendel, Carl Engel, Ingrid Hebler, Ludwig Hoffmann, Jean-François Thioyer, Gabriel Taquinot. E sono solo alcuni che ci vengono in mente, insieme agli italiani Ludovico Lessona, Bruno Canino, Bruno Mezzena, Alberto Colombo. Ascoltiamo ora la pianista argentina Marta Argerich, che vinse il concorso di Bolzano nel 1957, quando aveva appena 16 anni. L'ascoltiamo proprio in una di quelle interpretazioni che allora le valsero il massimo premio, e cioè la toccata opera 11 di Sergei Prokofiev. Thank you.
Attualmente il concorso diretto dal maestro Giorgio Cambissa prosegue su un piano di attualità che si può ritenere ancora valido, ove si tenga conto che in fondo, accanto all'affermazione di nuove figure di esecutori pianistici, la cui conformazione tecnica e culturale si discosta spesso dai modelli proposti dal concorso di Bolzano, nella più vasta area concertistica internazionale invece si mantiene ben solida la figura del pianista tradizionale e quindi la necessità conseguente di trovare, attraverso la gara musicale, la figura di uno strumentista da indicare come emergente, più completo, più personale e, insomma, se si potesse dirlo, il più pianista di tutti. Nel corso delle prossime trasmissioni avremo modo di approfondire meglio alcuni aspetti che caratterizzano la figura del pianista, riferendoci naturalmente a Ferruccio Busoni e illustrandone concretamente la dimensione pianistica attraverso le stesse incisioni discografiche che di lui ci sono rimaste. Sarà un'occasione per cercare di descrivere Busoni come musicista inserito pienamente nella sua epoca e anche come punto focale dell'evoluzione della maniera di accostarsi al repertorio pianistico. Ascoltiamo adesso un altro giovane pianista che il concorso Busoni ha decisamente lanciato nel grande mondo concertistico, e cioè l'italiano Roberto Cappello, che vinse il premio 2 anni fa, spezzando una tradizione che non vedeva vincitore un pianista italiano fin dal 1952. Roberto Cappello lo ascoltiamo in chiusura di trasmissione proprio nell'esecuzione di un brano pianistico fra i più noti di quanti siano stati scritti da Busoni, e cioè la fantasia Super Carmen, scritta come era nell'uso fra la fine dell'Ottocento e il Novecento su popolari temi tratti da un'opera lirica, questa volta la Carmen di Bizet. Il brano è stato registrato da Roberto Cappello per la RAI durante le fasi del concorso di 2 anni fa.
Avete ascoltato la prima trasmissione di Ferruccio Busoni, la sua arte nel suo tempo, a cura di Andrea Bambace e Sergio Sablic.